Un patto da 945 milioni di euro tra governo e regione Basilicata. Potenza il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottoscritto con il presidente Bardi l'accordo di coesione e sviluppo. 66 progetti, la maggior parte delle risorse, circa 800 milioni, sarà destinata alle infrastrutture e ai trasporti. Nell'aula quadrifoglio dell'Università della Basilicata è stato firmato il documento alla presenza dei ministri Casellati e Fitto. C'erano anche i sindaci di quasi tutti i comuni della regione e i vari rappresentanti istituzionali. È uno dei tanti accordi che stiamo siglando con tutte le regioni italiane, con le province autonome per portare investimenti per infrastrutture, lavoro, sostegno alle imprese, diritto allo studio, sanità, come nel caso della regione Basilicata. È il risultato di un grande lavoro che abbiamo fatto per fare in modo che i fondi di sviluppo e coesione, che sono per eccellenza i fondi che servono a combattere il divario tra i territori, arrivino tutti a terra. Non è stato sempre così in passato, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione del fondo di sviluppo e coesione e ci sta portando a questi accordi che sono risposte concrete per i cittadini. Alla fine ci interessa soprattutto questo. Trattatemi bene il ministro Fitto, lui ha i cordoni della borsa, così Giorgia Meloni, che ha sottolineato come l'accordo di sviluppo e coesione è uno strumento per evitare il solito sperpero di denaro pubblico. I nuovi patti di coesione sono stati attentamente valutati sulla base dell'effettivo sviluppo che possono portare ai territori e anche sulla base di un cronoprogramma dettagliato che ne assicura la realizzabilità. È una giornata storica perché abbiamo firmato un accordo che consentirà con queste risorse sicuramente di migliorare la nostra regione. Dobbiamo essere tutti uniti perché credo che sia particolarmente importante il momento storico e dobbiamo tutti lavorare perché si realizzino quelle cose che da tanto tempo abbiamo in cantiere.